giornata, grazie. Grazie. 28 anni fa la strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Falcone, sua moglie la magistrata Francesca Morvillo, i tre uomini della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani all'Ateneo di Cagliari, Lenzuoli Bianchi, per non dimenticare. Graziano Pintus. Era il 23 maggio, faceva già caldo e guardando in televisione le immagini del cratere sull'autostrada di Palermo, dove la mafia quel giorno trucidò il giudice Giovanni Falcone, sua moglie e i tre agenti della scorta, i sardi capirono che l'Italia era in guerra e meno di due mesi più tardi, quando sempre a Palermo il nemico fece nuovamente strage, eliminando il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta, i sardi, vedendo le fotografie di Emanuela Loi, prima agente della Polizia di Stato caduta in servizio a 24 anni, partita dalla Sardegna con bagagli pieni di sogni e riaccompagnata a Sesto in un feretro nel 1992, i sardi capirono che la mafia colpisce tutti e dovunque. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco. La voce del giudice Falcone per accompagnare la giornata dedicata dalla RAI alla legalità, con eventi su tutte le reti, mentre edifici pubblici e delle istituzioni si illuminano di bianco, dalle luci sul Consiglio regionale della Sardegna ai drappi bianchi esposti alle finestre di università, comuni e abitazioni, nella giornata per la legalità, con i volti dei due magistrati e in Sardegna soprattutto quello di Emanuela Loi, a 28 anni dalle stragi.